Centinaia di ragazzi, un lungo corteo colorato e chiassoso che ha invaso le vie della città. A Pavia, studenti di tutte le età sono scesi in strada per chiedere interventi urgenti che contrastino il cambiamento climatico. Lo sciopero generale, organizzato in più di 150 paesi del mondo, rientra nelle manifestazioni Fridays for Future, ispirate dalla sedicenne attivista svedese Greta Thunberg. Perché è importante scioperare oggi? È importante per non far credere che siamo indifferenti alla questione. In scuola voi ne avete parlato del tema del cambiamento climatico? Non approfonditamente, ma credo che ne parleremo. Per cui c'è stata una mobilitazione veramente incredibile questa cosa. Cioè, poter far sentire la propria voce è un qualcosa di dovuto. Sì, del cambiamento climatico ne parliamo perché ovviamente abitiamo su questa terra e siamo noi il futuro. E quindi è molto importante. Come credi sia andata questa manifestazione? Siete in tanti oggi? Molto bene, siamo in tanti e non mi aspettavo così e niente, sono contenta. Il corteo ha fatto tappa davanti alle sedi delle principali istituzioni, provincia, prefettura, università e comune, per poi convergere su Piazza della Vittoria. Ma mi sono sentito con i miei amici per organizzarci e venire qua in piazza, perché comunque ci teniamo al nostro futuro, a prescindere dalla cosa più importante, avere un pianeta pulito che ci consenta appunto di avere un nostro futuro e per tutti da condividere. È molto importante perché è una possibilità che ci è stata data dalle istituzioni e da tutti per dire la nostra, per essere attivi nella vita politica, perché ci sono state anche ci sono lamentele ogni giorno sul fatto che noi giovani non facciamo mai niente, siamo sui cellulari, non siamo attivi per niente, invece questa è la prova che invece siamo attivi, vogliamo fare dei cambiamenti e pian piano speriamo che ci siano. Immagino che anche a livello di istituzioni studentesche questa partecipazione vi faccia piacere, perché sono davvero tanti ragazzi in piazza. Assolutamente sì, perché per una volta Pavia, che è una città dove spesso le manifestazioni vengono indirizzate verso Milano, per una volta fa piacere tutte queste persone in piazza, soprattutto gente giovane, gente attiva, gente che ha voglia di fare e di salvare questo mondo. E noi come consulta provinciale degli studenti di Pavia siamo molto contenti di ciò e abbiamo voluto portare la nostra delegazione con tanto di cartelloni, appunto per far sentire la nostra presenza. Certo, questi temi sono importantissimi perché alla fine è il futuro dove andremo a vivere tutti e quanti, quindi è già da subito, da quando siamo giovani e da quando siamo studenti, che dobbiamo impegnarci per portare questi temi soprattutto nella scuola, che è il posto giusto dove questi temi devono essere affrontati. Noi come consulta provinciale degli studenti, quindi come istituzioni, ci stiamo battendo da qualche anno per portare i temi come l'ecosostenibilità ambientale, come l'Agenda 2030 alla portata di tutti gli studenti. Ritengo sia molto importante la presenza soprattutto dei giovani, perché è un argomento che va sensibilizzato e perché noi siamo il futuro, il pianeta è il futuro, quindi è importante che anche dai più piccoli, che sono molti accompagnati dai genitori, ragazzi e anche soprattutto quelli universitari, sappiano quali sono le conseguenze dell'inquinamento, di quello che noi stiamo facendo, del nostro impatto sull'ambiente. Quindi più siamo meglio è, e forse possiamo cambiare.